La questione del rimpasto della giunta Zambuto entra ufficialmente in consiglio comunale. Ieri sera l'assise cittadina è iniziata infatti proprio con una lunga relazione del sindaco Marco Zambuto sull'attività svolta dall'amministrazione. Durante il suo intervento di quasi un'ora e mezza, il primo cittadino ha elencato gli obiettivi raggiunti dalla sua amministrazione, tra cui la pianificazione urbanistica, l'inizio dell'azione di risanamento delle casse e l'informatizzazione dei servizi. Subito dopo la sua relazione si è concentrata sul futuro, su quegli obiettivi principali che l'amministrazione intende raggiungere nei prossimi mesi. Tra i punti salienti, risolvere l'emergenza idrica, concludendo l'iter del progetto della nuova rete cittadina, riqualificare il centro storico e infine completare l'azione di risanamento. Tre punti che segnano gli obiettivi principali del programma della nuova amministrazione. Il sindaco infatti apre a tutti i partiti, in particolare ai moderati rappresentati in consiglio comunale. Entra in giunta chi condivide il programma. Questo, per quanto mi riguarda, io lo voglio realizzare, dicevo, ho avuto modo di dire in altre occasioni, con chi ci sta. Ma questo detto in maniera molto chiara, molto semplice, detto in maniera semplice, chiamando all'appello soprattutto i consiglieri comunali. Zambuto, ringraziando dall'auto politici di centrodestra che lo hanno sostenuto anche dopo la vittoria alle elezioni e i rappresentanti del centrosinistra che lo hanno appoggiato sin dall'inizio della campagna elettorale, non ci sta però a subire veti da parte di nessuno. Proprio per questo non comprendo io i distinguo e non comprendo i veti. Non comprendo i veti di chi in quella circostanza, in quella elezione, perse le elezioni e oggi pone i veti, e non comprendo neanche i veti di chi in quella circostanza invece vinse le elezioni e poi siamo andati avanti in un percorso che invece ci ha visto realizzare tante cose importanti per la città. Il rimpasto si farà, ormai questo pare essere certo. Se ne saprà di più dopo Pasqua, al momento però solo indiscrezioni. Ma dagli interventi dei consiglieri si delinea in linea di massima la posizione dei partiti. Il PD con il consigliere Galvano attacca il sindaco. Finché Zambuto resterà nel PDL non siamo interessati ad entrare nella sua giunta. Contro il sindaco anche Carmelo Picarella del Partito Repubblicano. Per il Movimento dell'Autonomia posizione dura di De Francisci, che ha affermato il non interessamento dell'MPA all'ingresso in giunta. Dallo stesso partito però il consigliere Marchetta assume una posizione più morbida, affermando che non sarà fatto ostruzionismo, anche se il sindaco dovrebbe chiarire qual è la sua collocazione politica. Cali del PDL ha detto che il consiglio ha sempre lavorato per il bene della città, ma le novità emerse sul piano politico meritano di essere approfondite. I più disponibili a dare vita al rimpasto i consiglieri del PDL vicini alle posizioni del vicepresidente della regione Cimino. Con il consigliere Cirino infatti sono detti pronti ad offrire la massima collaborazione al sindaco anche senza entrare in giunta. Il capogruppo dell'UDC Gramaglia non pone veti. Per il consigliere Arnone invece serve a questa città una squadra di governo che abbia la fermezza e la linearità che ha mostrato la giunta in questi 2 anni e mezzo. Alla fine non c'è stata la replica del sindaco Zambuto, che ha però preso l'impegno di ritornare in consiglio dopo Pasqua per definire tutta la vicenda e comunicare, sentiti i partiti, se ci sarà e con chi sarà il rimpasto.